Un'iniziativa per ricordare quello che è stato il più giovane partigiano di Montanaro, una bella iniziativa perché coinvolge i giovani e il linguaggio scelto è sicuramente un linguaggio innovativo, quello di un murales. Sì, è un'iniziativa che è nata diversi mesi fa. Sapevamo che questo è l'anno del 70° anniversario della liberazione e abbiamo sviluppato una serie di ragionamenti finalizzati a provare a dare un contributo per il paese che andasse nella direzione di ricordare, diciamo, e rinfrescare la memoria rispetto a quella che è stata questa grossa tappa della nostra storia. L'idea di realizzare un murales è stata, diciamo, condivisa da tutti e da lì sono partiti i lavori ed eccoci qua a, diciamo, presentare questo progetto molto ambizioso. Il murale sarà realizzato in uno degli edifici simbolo per un comune, una scuola. Sì, è stata una scelta voluta, no? La scuola è la culla delle generazioni future, il partigiano che ricorderemo è stato il più giovane di tutti a pagare con la vita e anche il primo a salire sulle montagne, quindi ci sembrava giusto creare questa connessione tra i giovani che saranno poi gli uomini del domani e Giuseppe, appunto, che verrà ricordato sui muri delle scuole elementari Pertini. La firma è una firma prestigiosa, realizzarlo sarà anche qui un writer di scuola sicuramente importante. Sì, il disegno è stato, diciamo, creato e realizzato per noi da Zero Calcare, che, diciamo, è il fumettista del momento, candidato al premio Strega, e si sente molto parlare di lui, è stato anche recentemente ospite di Fazio Che Tempo Che Fa. E ovviamente con lui c'è un rapporto di amicizia che dura da anni e ha accettato con grande entusiasmo di far parte di questo progetto e la realizzazione sarà fatta da un gruppo di artisti milanesi che si chiama Volkswriter che sono già stati ospiti in diverse città italiane con iniziative di questo genere. Sarà una performance live, diciamo, il 23 maggio. Sì, sabato 23 maggio a partire dal pomeriggio ci troveremo, diciamo, lì nelle scuole, verrà allestito una piccola festa, ci sarà spazio per i bambini, per le famiglie che vorranno assistere alla realizzazione e speriamo di avere una un'importante risposta da parte della cittadinanza.